Il tempo di un caffè oggi è con Massimo Max Pisu, comico, cabarettista e attore. Debutta nel 1991 nel locale milanese La Corte dei Miracoli. Nel 1998 porta il personaggio di Tarcisio a Zelig, dove rimane fino al 2003. Molte partecipazioni a trasmissioni TV e debutta al cinema nel 1999 nei panni di Tarcisio in La Grande Prugna, assieme a Enzo Iacchetti, Sandro Ciotti e molti altri protagonisti di Zelig. E siamo arrivati al tempo di un caffè. Beh, stasera incontriamo un personaggio molto particolare, si chiama Max Pisu. Ah, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Sì, velocemente, ma quando nasce Max Pisu? Artisticamente, ovviamente. Artisticamente è nato in oratorio, in parrocchia. Perché ma dai! Sì, io facevo gli spettacoli in parrocchia, e le parrocchie come realtà no, hanno sempre un teatrino, quindi tanti... Una piccola palestra. Tanti sono nati in oratorio. Anche Giacomo, che abita vicino a me, anche lui è nato, Giovanni Giacomo. Sì. In oratorio, ma come tanti, e quindi lì è nata la passione, poi dopo corsi di recitazione, poi dopo il debutto in cabaret e via. E quando hai capito realmente che sei un comico bravo? Perché sei bravo, sai? Non lo so. Ti diverti sul palco? Mi diverto, quello l'ho visto dalla prima volta che sono andato su un palco in oratorio, e ho visto che la gente rideva, e più ridevano e più mi gasavo, quindi... Quella roba lì era un dare a avere col pubblico come stasera. Come stasera, è vero. Senti, ma i personaggi di Max Pisu nascono, dove nascono esattamente? Dalla quotidianità. Esatto, sì. Ho visto che tu osservi molto anche. Sì, dunque sì. Riporti sul palco quelle che sono le problematiche, tipo gli anziani, fantastico. Il papà che porta il figlio a scuola, fantastico. La litigata di coppia, sono tutte cose che uno vive quotidianamente, quindi il pubblico ride se si rivede un po' in quello che il comico rappresenta. Li trasporti un po' in un mondo di fantasia, diventano tutti bambini con te. Sì, è vero. Il comico è un po' bambino, sai, insomma. Tu ti definisci un po' clown anche. Sì, si nasce, cioè il comico nasce clown, non lo diventa, deve averlo dentro. Tarcisio, sì. Come nasce? Perché Tarcisio intanto? Tarcisio mi sembrava abbastanza sfigato come nome. E ho deciso tra Tarcisio e Giacinto. Ma Tarcisio è sfigato o ragazzo di strato e basta? No, secondo me alla fine... Non è sfigato, alla fine è un vincente. È un vincente, è vero. Perché come dici tu, c'è l'animo del bambino che è sincero, è romantico, cinico ed è puro. Quindi alla fine vince. Sei un ragazzo sensibile, diciamo la verità. Un ragazzo sensibile. No, però sensibile. E sei anche timido, secondo me. Sì, abbastanza. La timidezza è la tua forza. Sì. Sono uno che, ad esempio, quando scendo dal palco. Che non sono di quelli che continuano a fare capire. A fare le battute per forza, a fare ridere. Esatto. Tu sei uno da palco. Sì. Bene, cosa ti manca a questo punto? A questo punto non mi manca nessun contento. Sei contento? Molto. Bene, l'amore ce l'hai? L'amore ce l'ho, i figli ce li ho, il lavoro va bene, funziona, mi diverto. La pensione? No, quella... Sto facendo fare i conteggi, però vediamo. Va bene, signori, Max Pisu, vabbè, possiamo dire caffè, che scusa. Ce lo vogliamo? Vabbè. Oh, ma siamo seri? Certo. Brasiliana caffè. Il tempo di un caffè è offerto da Caffè Brasiliana. Affida i tuoi desideri, i nostri obiettivi.